oggi vediamo un pochettino che cos'è questa ATEX, e andremo a vedere un attimino le varie definizioni che compongono la normativa. ATEX intanto è un'abbreviazione e sta per atmosfera esplosiva. E appunto riguarda la gestione del rischio di esplosione in caso di presenze di atmosfere particolari, che adesso andremo anche a definire. In realtà si parla sempre di un ATEX, no, ci si riferisce all'ATEX, ma sono due le normative che riguardano l'ATEX. Il motivo è che esistono due responsabilità diverse su quello che è la gestione del rischio di esplosione. Abbiamo infatti da un lato il datore di lavoro, quindi chi ha l'azienda e la responsabilità del luogo di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, che deve analizzare il suo ambiente, la sua fabbrica, stabilimento, azienda, quello che è, per capire dove ci sono delle possibili aree in cui si può formare un'atmosfera esplosiva. Dall'altra parte poi ci sono quelli che devono vendere dei prodotti che vanno installati in queste zone. La normativa da aprile di quest'anno è la 2014-34 UE, che spiega proprio come progettare e costruire delle apparecchiature all'interno di una che possono andare in una zona ATEX. C'è questo schemino dove si vede chiaramente com'è un ciclo in realtà tutto il discorso delle due ATEX. C'è un lato, che è questo qui, dove sostanzialmente c'è la parte dei costruttori, chi immette sul mercato i prodotti. Dall'altro lato invece c'è la parte di chi deve utilizzarli, quindi quelli che vengono chiamati utilizzatori finali, e che hanno una serie di obblighi di legge, primo tra tutti appunto il fatto di garantire la sicurezza dei lavoratori. Dalla 99/92 CE, che è quella per i datori di lavoro, emergono i rischi di esplosione e le zone che poi andremo a definire, grazie alla quale poi è possibile andare ad acquistare tutti i vari macchinari, apparecchi, sensori, trasduttori e quant'altro sul mercato, classificati per poter operare in quelle zone. Si chiude poi il ciclo su un check che, come vedremo alla fine, a carico dell'utilizzatore, verificare che quello che sta installando e inizierà a utilizzare sia conforme con quello che è emerso dall'analisi dei rischi. Quindi, c'è un punto iniziale dove le due normative come dire, convergono, che è la richiesta di acquisto esterna, diciamo in maniera proprio brutale, per poi arrivare alla fine in quello che è il controllo, quindi la certificazione dell'impianto dal punto di vista della sicurezza. Come diciamo, la 99-92 CE è la normativa a cui si fa riferimento per quello che sono i rischi in generale e la sicurezza dei lavoratori. E lì viene introdotto il concetto di zone, ovvero quelle aree dove si possono formare delle atmosfere esplosive più o meno pericolose e più o meno frequenti. Poi c'è appunto la 2014-34 UE, che è in vigore da aprile di quest'anno, dove vengono definiti i criteri per costruire dei prodotti che possono lavorare in queste zone. Emerge il concetto di categoria. Categoria e zona sono due cose che vanno di pari passo, ma non sono la stessa cosa, chiaramente. Allora, l'atmosfera esplosiva, vediamo che cos'è. È una miscela di sostanze infiammabili che possono essere sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri, aria, in determinate condizioni ambientali, in cui dopo l'innesco iniziale la combustione si può propagare in maniera molto veloce. Se solo uno di questi quattro elementi manca, non è un'atmosfera esplosiva. Io posso avere una concentrazione altissima di metano, ma se non ho ossigeno il metano non brucia, quindi non può esserci una combustione. Così come se non ci sono certe condizioni atmosferiche, la combustione non avviene.
così come se non c'è una fonte di innesco, cioè qualcosa che fa partire la combustione, l'esplosione non può verificarsi, e questo è quello che poi devono fare i costruttori sui loro macchinari. Questo è il classico triangolo del latex o comunque dell'incendio, dove si vede proprio questo concetto, cioè ci sono le sostanze infiammabili, che possono essere gas o polveri, ci sono delle condizioni atmosferiche particolari che permettono la combustione e ci deve essere ossigeno, altrimenti non può verificarsi l'innesco stesso, quindi la partenza. Adesso vediamo un pochettino di definizioni di tutti i termini che vengono utilizzati all'interno della normativa ATEX, per cercare anche di capire in parole povere cosa i burocratesi hanno scritto sulle norme. Allora, il primo è il gruppo. Il gruppo è una macro distinzione di quello che sarà l'installazione, l'applicazione delle macchine. C'è il gruppo 1, che sono tutti quei macchinari che vanno in ambiente di miniera, sia sottoterra che in superficie, okay? Purché sia un ambiente appunto dove c'è comunque una situazione di miniera. Il gruppo 2, tutto il resto, questo è molto facile da capire, cioè se non c'è una miniera è gruppo secondo. Zone. Le zone sono, come abbiamo visto prima, quello che emerge, è una classificazione delle aree che emerge dalla direttiva 99-92 CE. È un parametro che dà un'idea di quanto è probabile e quanto è frequente la formazione di atmosfera esplosiva in una determinata area, in una zona di lavoro dove ci sono dei macchinari e quant'altro. È un obbligo per le aziende prescritto dalla stessa normativa, la 99/92 CE, quindi è qualcosa che va per forza fatto da parte del datore di lavoro, e, altrimenti ne risponde penalmente, ed è, come abbiamo visto prima, la parte fondamentale per poter iniziare a acquistare o comunque a introdurre macchinari ATEX e quindi mettere in sicurezza l'impianto stesso. Le zone hanno diciamo delle codifiche simili ma leggermente diverse per gas o per polveri. Per i gas, quindi per miscele composte da gas, nebbie o vapori, si parla di zona zero quando un'atmosfera esplosiva è sempre presente o comunque è presente per lunghi periodi. Zona 1 è quando l'atmosfera esplosiva è presente durante le normali attività ed è probabile appunto questa formazione di un'atmosfera esplosiva. La zona 2 è quella diciamo meno pericolosa, ovvero durante le normali operatività, cioè il funzionamento normale dell'impianto, non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva. Quindi la zona 0 è sempre presente, la zona 1 è probabile che si formi durante il funzionamento normale, la zona 2 non è probabile. Analogamente per le polveri il concetto è sempre uguale, cambia il codice, invece che 0 è zona 20 ed è un'area in cui è sempre presente un'atmosfera esplosiva costituita in questo caso da polveri. Zona 21, come abbiamo visto prima, durante il normale funzionamento è probabile che si formi un'atmosfera esplosiva, e la zona 22 invece durante il funzionamento normale non è probabile. Dalle zone si passa poi alle categorie quando si parla del prodotto che deve andare in quel ambiente, perché la categoria esprime proprio il livello di protezione che è stato previsto per quella macchina, in base appunto a dove deve andare a funzionare. Non è la stessa cosa della zona, sono due concetti diversi, vanno di pari passo, però la zona indica un pericolo, la categoria indica una protezione, un livello di sicurezza. Le definizioni delle varie categorie sono riportate nella UNI NCEI 879-36,
dove vengono proprio indicate le varie categorie per le apparecchiature. In questo caso sono apparecchiature non elettriche, per la 879. Vengono identificate con un numero che va da 1 a 3, seguite da una lettera che può essere G o D. G sta per gas, D sta per polvere, dall'inglese dust, e la numerazione segue un po' il discorso delle zone, quindi la categoria 1 è idonea a lavorare nella zona di massimo rischio, quindi zona 0. La categoria 2 è idonea a lavorare nella zona a rischio probabile, quindi la zona 1, e quindi la 3 va per la zona 2, dove non è probabile. Non è probabile non vuol dire che sia sicuro, questo è un concetto importante, perché poi ci sarebbe diciamo la quarta zona, che sarebbe zona sicura, che però appunto non rientra dentro il concetto di ATEX. Quindi categoria 1G o 1D. L'apparecchio deve poter funzionare in sicurezza sia durante il normale funzionamento, sia in caso di guasti prevedibili, sia in caso di rari guasti o malfunzionamenti. E quindi vanno in zona 0 o 20, a seconda che è per polveri o per gas. La categoria 2 G o D deve garantire la sicurezza in caso di normale funzionamento e guasti prevedibili. Quindi non sono concepiti il guasto non prevedibile, quello raro, okay, la calamità naturale, però quello che possono essere dei guasti dovuti a mancanza di manutenzione, a un funzionamento errato, devono essere contemplati e all'interno dell'analisi dei rischi valutati e possibilmente bisogna trovare una soluzione, una gestione di questo possibile rischio. L'ultima categoria sono la categoria 3G o 3D, dove l'apparecchio deve semplicemente garantire di funzionare in sicurezza durante il normale funzionamento. Cioè, i guasti non sono contemplati, anche se sono guasti prevedibili. Questa, diciamo, differenza di categoria ha un impatto molto importante su quello che è la progettazione, perché se io devo garantire che la macchina possa essere in sicurezza, quindi non generare un'esplosione durante il normale funzionamento e non devo preoccuparmi dei guasti, è molto meno complesso progettare quella macchina e costruirla piuttosto che pensare a una macchina che non deve creare nessuna fonte di innesco, sia in caso che ci sia un guasto prevedibile o uno raro, un malfunzionamento non previsto. Passiamo poi a quello che viene chiamato gruppo di esplosione o tipo di fluido. La normativa lo chiama gruppo di esplosione, però definisce che tipo di fluido può esserci nella miscela. Dà un'indicazione di quanto è infiammabile o di quanto è facile che si infiammi il fluido appunto presente. Nella UNICEI 879-36 è stato introdotto un parametro analogo anche per le polveri. Fino a qualche anno fa invece era solamente per i gas, per le polveri non veniva data un gruppo di esplosione. Non è comunque obbligatorio utilizzare quest'ultima dicitura per le polveri, si può continuare a seguire la vecchia definizione. Allora, i gruppi sono gruppo secondo A, che sono dei gas con un basso rischio di esplosione. Come esempio viene portato nella normativa quello che può essere il propano. Non vuol dire che è solo il propano, vuol dire che sono tutti quei gas simili come comportamento, come limiti di infiammabilità e quant'altro a quello che è il propano. Gruppo secondo B è una miscela di gas con un medio livello di esplosione. Come esempio viene sempre riportato nella norma, l'etilene. Infine c'è il gruppo secondo C, che il fluido a più alto rischio di esplosione, e come esempio appunto viene citato l'idrogeno, uno dei gas più facilmente infiammabili e con effetti più, diciamo, con esplosioni più devastanti.
Ovviamente, essendo questa un crescendo di pericolo, se una macchina è in grado di sopportare, di lavorare con un fluido secondo C, potrà lavorare anche con tutti gli altri. Quindi è sempre la LaTeX prevede sempre la possibilità di andare a ritroso sui livelli di sicurezza. Se io progetto una macchina giustamente per il livello massimo di pericolo, potrà andare a lavorare anche in un livello medio o più basso di pericolo. Ovviamente poi bisogna vedere se ha senso dal punto di vista economico prendere una macchina sovradimensionata per dei rischi che non esistono, quando magari ci sono in commercio macchine specifiche e che possono essere utilizzate. Classe di temperatura. La classe di temperatura è un parametro che indica per quel tipo di fluido qual è il livello oltre il quale la temperatura può innescare l'esplosione. Diciamo che è un livello di sicurezza, se si riesce a stare sotto con la temperatura, quella miscela non dovrebbe innescarsi, non dovrebbe esplodere, non dovrebbe partire una combustione. Se si va sopra, invece, può partire quello che viene chiamato autocombustione, che poi in realtà non è autocombustione, ma è una combustione normale. Per i gas la classe di temperatura viene indicata con la lettera T maiuscola, seguita da un numero che va da 1 a 6. I valori sono T1 è il valore più alto di temperatura, T6 è quello più basso. Esprime un limite che non bisogna superare, quindi T6 è quella più restrittiva, perché mi obbliga a stare su temperature molto basse, cioè non devo superare con qualsiasi superficie quella temperatura, che nel caso particolare è di 85 gradi. Per le polveri si indica con la lettera T maiuscola e il valore esatto di temperatura, quindi se è 135 si scrive 135 o 200, quello che è, seguito dal simbolo gradi centigradi, gradi Celsius. No, questo è un duplicato. Ok. Questa è una mappa di quello che è poi la definizione di un prodotto ATEX. C'è il gruppo 1, che sono apparecchiature per miniere, di cui non ho parlato perché tendenzialmente sono macchine. Sui ventilatori non è applicata come cosa, non è proprio possibile per le richieste che vengono fatte di sicurezza. E le categorie sarebbero solo due, M1 e M2, cioè con un rischio elevato e un rischio medio. Il rischio basso in miniera ovviamente non è concepito. Poi c'è il gruppo secondo, dove appunto si fa una prima distinzione tra che tipo di fluido è, se è un gas oppure delle polveri. E dopo c'è quello che vi dicevo prima, l'accoppiamento tra zona e categoria. La zona emerge dall'analisi dell'utilizzatore, la categoria è il produttore, il costruttore che la deve accoppiare. E chiaramente una macchina in categoria 1G, che è idonea a lavorare in zona 0, come vi dicevo prima, può lavorare in zona 1 o in zona 2. Non può essere il contrario, cioè una macchina per categoria 3G non può andare in nessun'altra zona se non la zona 2, proprio perché la categoria 1G è quella che ha il massimo livello di sicurezza, quindi può operare anche dove ci sono condizioni di rischio più basse. Obblighi e responsabilità previste all'interno del LaTeX. LaTeX, se consideriamo entrambe le norme messe assieme, è un insieme di norme che permette di creare una distribuzione delle responsabilità sui singoli anelli di una filiera. È uno dei pochi casi, forse, dove le responsabilità vengono distribuite a tutti gli attori coinvolti. In ogni vendita, quindi ogni passaggio che parte dal primo componente fino all'installazione dell'impianto, sia chi costruisce, sia chi acquista, quindi sia cliente che costruttore, hanno dei precisi obblighi di legge e delle responsabilità a cui devono rispondere. L'utilizzatore finale, poi, non è che può far finta di niente.
è quello che in realtà ha l'onere più grande perché deve validare l'intero impianto, che sarà costituito da n macchine, n componenti di n costruttori diversi. Molto spesso l'utilizzatore si prende in carico anche una funzione prevista dalle norme che non gli competerebbe, ovvero quella dell'installatore, che non è fisicamente chi monta la macchina, ma è chi firma, se viene firmato, il verbale di avvenuta installazione di idoneità dell'impianto. È più o meno l'equivalente della dichiarazione CE per un prodotto, però è esteso a tutto quello che può essere un impianto. L'utilizzatore è quello che all'inizio deve fare, per obbligo, è un obbligo che ha, deve fare la valutazione di quali sono all'interno della sua azienda le zone pericolose e con che livelli di rischio presenti. Questi dati devono essere comunicati ai costruttori. È un obbligo dell'utilizzatore o dell'acquirente, in questo caso è indifferente, fornire certe informazioni al costruttore. Non può il costruttore inventarsele o andare per ipotesi, è proprio di legge un obbligo di chi acquista. I dati sono la zona, il gruppo di esplosione e la classe di temperatura. Sono questi tre semplici dati che però se non vengono passati al costruttore, il costruttore non può neanche prendere in carico, non dovrebbe prendere in carico la fornitura, perché gli mancano proprio le cose di base. Il costruttore infatti ha poi l'obbligo di associare la giusta categoria della macchina, e quindi la marcatura, a quello che sono i dati d'ingresso ricevuti. Per questo che se non riceve dati d'ingresso non può fare il suo lavoro e quindi non può rispondere ai suoi di obblighi. A quel punto, quando il costruttore va a immettere sul mercato, come è un termine usato dalle norme, vuol dire sostanzialmente vendere, in poche parole, un prodotto, ha l'obbligo di fornire una marcatura ATEX ben visibile, indelebile, non rimovibile sul ventilatore, cioè sul ventilatore nel nostro caso o sul macchinario che vende, una dichiarazione UE o CE a seconda che sia una macchina solamente certificata ATEX o una macchina che rientra anche nella direttiva macchine e un manuale per l'uso sicuro, inteso per non il classico manuale di uso e manutenzione, ma il manuale proprio specifico per la normativa ATEX, quindi per l'utilizzo in atmosfere esplosive. L'installatore, che è quella funzione che dicevo prima, è colui che si prende in carico di certificare l'intero lavoro fatto, la parte di impianto immessa, dal punto di vista di tutte le normative cogenti, quindi non solo l'ATEX, ma anche quelle che riguardano gli impianti elettrici, la stessa direttiva macchine, quello che può essere. Quindi è una funzione che molto spesso l'utilizzatore finale fa da solo con l'elettricista di casa, e non sapendo che si va a prendere in carico una responsabilità molto pesante che non gli competerebbe. Alla fine l'utilizzatore finale, quindi chi ha l'impianto, chi ha lo stabilimento, l'azienda, in base alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori, sicurezza e salute dei lavoratori, deve certificare la conformità di tutto l'impianto. Cioè è sua responsabilità andare a inserire nella sua analisi dei rischi in azienda e tutto quello che riguarda la salute dei lavoratori, il fatto che quello che è stato comprato, installato e che sta utilizzando è sicuro, non presenta rischi per i suoi lavoratori. L'utilizzatore quindi è quello che poi può rispondere. Può capitare che vada a rispondere di errori o negligenze o truffe dei costruttori, nel senso che avendo lui l'obbligo di certificare, di validare quello che sta utilizzando, nel momento in cui inizia a usarlo,
la responsabilità passa direttamente su di lui, non è più del costruttore. Se il costruttore ha fornito una macchina marcata in maniera sbagliata, paradossalmente, per quello che è stata la richiesta iniziale, poi è l'utilizzatore che ne risponde, perché sta utilizzando una macchina non marcata correttamente. Quindi è un passaggio che spesso viene dimenticato, ma è molto importante per l'utilizzatore fare un controllo, una validazione di tutto quello che entra, che viene installato, perché poi è lui a risponderne di legge. Una volta che accende, che schiaccia il pulsante avvia, poi sono affari suoi. Quello che hanno fatto prima i costruttori, se non ha ancora pagato può decidere di non pagare, però a livello legale non è perseguibile il costruttore. Ha fornito una macchina, se l'ha fornita con la marcatura sbagliata per la richiesta, ma corretta dal punto di vista ATEX, quindi è giusto, non ci sono difformità rispetto alla direttiva ATEX, il costruttore se ne può tranquillamente lavare le mani. È una fase veramente importante, è quello che dicevo all'inizio, l'ATEX prevede una distribuzione delle responsabilità ed è questo è l'anello che chiude tutto il cerchio, perché altrimenti poi c'è sempre un pezzo che scarica indietro tutte le responsabilità. Questo è il momento in cui le responsabilità che sono partite dall'analisi dei rischi, di esplosione all'interno dell'azienda, hanno coinvolto magari un'intera filiera di produzione con diversi costruttori, si chiude di nuovo con l'utilizzatore che certifica che tutto il processo è stato fatto correttamente e può lavorare in sicurezza, i propri lavoratori possono lavorare in sicurezza. Questa è l'introduzione, la parte diciamo base su quello che sono le normative ATEX, quindi iniziamo a parlare anche al plurale, non solo l'ATEX, perché sono due le norme di riferimento.